che riprese. Siamo pronti che riprese. Salve, buongiorno. Allora, via che riprese, intanto mi sciacquo il visetto perché oggi faccio azzardo. Azzardo, te lo dico qua, eh. Azzardo. Mi faccio il controvero. Alla faccia di chi mi dice ogni tre per due. Ma te non fai. Tanto io ho messo a bagna sempre questo, ricordate, perché poi sento talune persone. Buongiorno, dottor. Talune persone che dicono: ma io prebarbano uso, io do fare quel, io faccio quel, fa come cacchio te pare. Io oggi mi preparo, visto che devo fare, faccio questa prova così importante, ci vado a mettere Upre Barb, oh, a mettere Upre Barba, alla vetta c'ho l'Helios, quindi, fatta ieri poi, eh, mi metto l'Helios, e quindi vado a lavorare un pochetto. Allora, ma per tutti quanti i signori, qua lo dico e qua lo ridico, chi dice io mi trovo bene, io sono contento che vi trovate bene con un prodotto, io oggi questa uso questa, mi faccio la sbarbata con questa però, dottor, ragazzo, eccellenza, quello che ti pare, gli devi fare una cosa, gli devi dare una mano, come se gli si dà con un po' di acqua sopra, quindi io non mi stanco a dirlo, ah, tu ci butti un po' di acqua sopra in modo tale che quei 3-4 minuti, ma neanche, il sapone si idrata, perché è importante che si idrati, e ricorda, e poi te lo cominci a mettere in faccia. Allora, io per la Helios ho capito, infatti una cosa che adesso comincerò poi a fare quando reperisco anche le lamette, di provare ogni lametta diversa con un tipo di crema o di sapone diverso, così vediamo la reazione che ha la lametta sul sapone, se scivola, non scivola bene, eccetera eccetera, quindi provo a fare questo giochetto. Ma quando sarà possibile reperire un po' di lamette. Allora, che te volevo dire? Ah, un'altra cosa, è stato scritto sotto i prodotti, lo faccio vedere, questo lo dico soprattutto a un signore che mi fa sempre, mi dice le cose e poi me le contraddice. Questa qua, sta scritta qua, 12M, non so se la vedi, aspetta, 12M sta a significare, da quanto ho capito io, visto che si tratta di prodotti di cosmesi, che dal momento dell'apertura c'hai 12 mesi di tempo per consumarla, perché il prodotto fondamentalmente va a farsi benedire, quindi a rischio e pericolo poi chi la va a utilizzare. Io stesso la Palmolive rossa ce n'avevo una vecchia, diciamo, minimo 3 anni, l'ho usata, però non caricava bene, non schiumava bene, non profumava più come prima, non c'ho avuto nessun problema. Però le case che le producono sconsigliano l'utilizzo dopo i 12 mesi, quindi fai te, come te pare, io non ti ho detto niente. Allora, qua intanto vedi la situazione si è evoluta, me vado a prendere un po' di sapone, mi fa parecchi giri, no pochi, eh. Oggi riutilizzo la ProRaso Rouge, visto che ieri mattina la lametta Helios cantava come un carillon sotto i miei peli. Ricordi i carillon della morta? Quelli fatti con la cosa, con quella lastra e tutta tagliuzzata, il rullo con i perni che quando saltava facevano saltare sta lastra tagliata e mettevano il suono. Beh, la stessa cosa ieri ha fatto a barba mia sotto le Helios. Oh, vedi? Oh,
Poi altra cosa, dottori, buongiorno, buongiorno a tutti quanti, benvenuti stamattina. Per chi si fosse collegato in questo momento, sto usando Proraso Rosso. Questa è la mia ciotola, ragazzi, ciotola che tanti dicono, questa raccoglie un pochetto perché è rialzata, vedi? Questo è un gentilissimo omaggio, era un porta noccioline, vedi quanto è carina? Allora, come vedi dentro c'è un po' d'acqua, quindi io vado, vedi? E voilà, e voilà! Tutto bene? Sì, sì, altri live, Periscope. Eccolo Vicchio che si intromette nel momento catartico e mistico nella preparazione dell'usapone. Usapone che già sta prendendo. Però tu in questo momento che te devi accorgere? Che te devi accorgere? Devi accorgere che manca l'acqua. Devi con calma, antagina. Mettici col ditino, prelevi l'acquetta. Tac e tac e tac, ok? Sennò qua alla fine ce ne metti troppa e troppa non va bene. Allora io con la mia mossa tattica, quella di spingere, faccio entrare più aria, quindi incremento la voluminosità, te capì? Ah, specifico che Proraso Rosso è per barbe dure, quindi per quello oggi la vado a utilizzare. Vediamo l'effetto e il risultato che si ottiene con questo prodotto italiano. Oggi fuori casa c'è, non so, starà notte, io ammazza che ripresa con Buffon, mi fa un baffo, anzi due. E stanno a tagliare, non so che cosa, gli alberi, eh. Si sente questo rumore di motosega, sembra di stare al mare, quando senti a largo le barche che passano. Allora, nella fase di montaggio, non mi stanco mai a dirlo, dopo un po' vedi che è secca, quindi dai giù di acqua. Carica, eh? Carica, non avere paura, non succede nulla, che più idratata più scorre bene poi la lametta, eh? Io la devo fare molto molto delicata, molto acquosa, perché se devo fare controvelo mi serve una cosa idonea. Ho giusto usare il pennellone della Proraso, l'Omega, quindi c'è un po' di difficoltà in questa ciotolina, però dai, non si lamenta. D'altronde c'ho questo, che devo fare? Non ho mai utilizzato questo. Magari stamattina no. Stamattina non vado. Allora, poi nel frattempo sono tutti quanti voi e soprattutto il signor Davide che mi vede sempre in modo generoso quando si alza, quindi quando mi vedrai, ciao Davide, come stai? Poi saluto anche Alessandro di un gruppo di Facebook. Se ci avessi avuto quello tuo, Alessandro, magari sarebbe stato diverso, ma aspettiamo, nessuno scappa. Vabbè dai, io qui penso di aver raggiunto il risultato, eccolo, certo non è il top, però andiamo dai, su, forza, chi è tutti sti cosi, chi è? No, non ce vado oggi, magari ci potessi andare, aspetto credo il prossimo mese entrante,
per andarmi a godere un po' di relax. Tutti dicono relax, ma bisogna vedere che ha fatto durante l'anno. Quindi. Allora, arrivati a questo punto, ragazzi, io qui ho mescolato fat, penso che sia ormai pronta. Ok, dai, andiamo. Eccoci qua. Poi altra cosa, d'estate, se volete una nota di fresco, usate la palmolive, quella verde, quella rinfrescante, perché c'è un effetto di ghiaccio proprio. Quindi io ve la consiglio di acquistarla e provarla, anche se molti poi fanno storie. Vabbè, siamo pronti, dai, via. Allora, sentiamo se si suona la mattina. Ottima zona. Carione, però. Si comporta bene su, almeno su di me, eh. Santo, santo. Vabbè, siete pronti? Siete pronti? Io sono pronto, quindi. Poi ho notato un'altra cosa sbagliata che faccio, è che passo certe volte la lametta dove già ho tolto il sapone e non si fa, quindi lo dico io da principiante, non si fa. Che guardi, Pi? Che c'è sta il maschio che sta a spia? Ah, vedi che c'è il maschio che spia? Ma tu il caffè mo lo devi fa? Sì, sì. No, tutti lo sanno che ti serve, eh. Eccolo qua. Tieni, prego, grazie del caffè, gentile. Allora, scusate l'interruzione, ma c'è sta, eh? Ah, diretta c'è sta. Siamo pronti. Lo devo fa. Lo devo fa. Dai. Chi si ferma è perduto. Solo che questa cosa ce ne voglio mettere un bel po'. In modo che non me ne pento. Ma allora. Non so io se comporta egregiamente. Andando molto leggero con la mano, no? Quindi domani credo non farò filmati perché non ho più la barba.
Oh, guarda che mi sono fatto, mi sono biastrato tutto. Tranquillo, tranquillo, vai, non ti preoccupare. Ecco qua. Solo che ho l'impedimento del baffo, raga, scusate. Mi fa sentire un uomo barbuto, capito? Sta lametta che scrocchia proprio. Sì, ma è arrivato un'altra volta il rumorista, senti. È l'umorista che mo comincia a fare tutti i rumori. Faccio di madre quando andava a scuola per svegliarmi, faceva casca le pentole, da tutto, sbatteva le porte. Poi io, svegliate che è tardi! A vedere l'orologio erano le 7, è tardi. Io andavo a scuola a 2 metri. Insomma, un tropelo non è questa grande. Allora, onde evitare di ripetere errori che vi ho menzionato prima, aggiungo e rifaccio. Ecco qua, test finale. Allora, test finale che consiste? Consiste nel fatto che adesso io devo passare all'aftershave, no? Acqua fredda me l'ho messa, chiuso i pori. C'ho paura. Adesso c'ho proprio paura. C'ho paura. Allora stamattina provo ad utilizzare quello che piace a me. Che piace a me, nel senso, una fragranza un po' più estiva. C'ho paura. Beh dai, sopportabile, su. Vedi? Pelo contro pelo, dottù, mi rimane sempre. Che te devo fare? Forse dirai è alla metta, tu dirai è sicuramente alla metta. OS, non dico di no, non dico di no. Quindi vedi, io il mio lavoretto l'ho fatto, ho provato a fare il condro, ma niente da fa, mi rimane un po', vedi? Ma adesso ho provato l'astra, poi magari fra qualche giorno provo l'astra che ho detto, ho provato oggi l'Helios. La prossima volta userò magari l'astra e vediamo se l'effetto è migliore. Vediamo che cosa succede. Io vado a ripulire il mio rasoio perché è tutto bianco dopo il sapone. Comunque dai, si è comportata bene pure la cosa, no? Anche se mi ha tagliato un neo, mi ha screpolato, però si è comportato bene, dai, pure il sapone stesso. Vabbè, molto ho fatto vedere, eh? Essere contropelo. Si vede alla prossima, ciao, mi raccomando, se ti piace metti... Ciao, buona giornata a tutti!